dalla spiaggia di Pesaro, quindi mare Adriatico, e vi racconto un po' la giornata. Allora, sono qui grazie a un imprevisto, perché oggi avrei dovuto passare la giornata a Fano per festeggiare il compleanno della Lori, una delle amiche del nostro, cioè del trio formidabile, no? Siamo le tre amiche. E infatti ieri avevo girato un video con un po' di spiegazioni, con un po' di idee legate al suo regalo. Nel video dico che l'avrei postato oggi dopo il nostro incontro per non rovinare la sorpresa, ma non potrò postarlo neanche oggi perché, come vedete, adesso sono qui da sola. Mi sono allontanata un po' dalla spiaggia per non dar fastidio ai vicini di spiaggia. Oggi sono nell'angolino della spiaggia libera, non so se lo vedete da questa distanza, il mio ombrellone è quello verde e turchese e c'ho la sedia e sto ferma lì. Mi sono portata il lavoro, il cappellino color avorio, e ho dimenticato a casa sia le cuffie che il cappello da sole, quindi mi ritrovo al mare senza cappello, però pazienza. Vi faccio un saluto, dunque vediamo, mi giro così, no, anzi forse così, ecco, che mi vedete nell'ombra, vi saluto, perché non ho mai capito perché io con questo telefono non riesco a girare la fotocamera mentre faccio il video, quindi non mi dà la possibilità di girare la fotocamera. Come vedete il mare è non bello, di più qui io lo adoro perché c'è l'apertura, ci sono gli scogli, però sono sotto acqua, sotto l'acqua, quindi c'è un bel ricambio, insomma, di acqua qui. Non è il mare fermo come è nelle spiagge dove gli scogli sono altissimi, quindi non c'è l'acqua, il mare fa fatica a fare il ricambio, insomma. Quindi qui ci ritroviamo con un mare bellissimo. Oggi ancora non ci sono le meduse, ho visto, ho letto nei commenti, nei giornali, in tutti questi giorni che tutti lamentavano una grande presenza di meduse, e purtroppo l'ignoranza è tanta, le ammazzano, e insomma non ho parole, non voglio commentare al riguardo, c'è troppa ignoranza. Le persone ancora non se ne rendono conto che siamo noi ospiti del mare, che non siamo padroni, e non solo del mare, di questo mondo siamo ospiti, non siamo padroni di nulla. E dunque, l'idea è questa, il video con le piccole idee che avevo in mente di passarvi uscirà oramai dopo che farò l'incontro con le ragazze, perché nel video parlo del suo regalo, parlo di quello che ho pensato di fare, quindi non posso svelarlo, altrimenti rovinerei la sorpresa. Ecco qua, adesso sono qui perché mi sono presa una mini vacanza, visto che mi sento piuttosto stanca, così evito una ricaduta grossa della fibromialgia, fermandomi per tempo, cercando di fermarmi per tempo, così diciamo che seguo anche i consigli del medico, che mi diceva: signora, lei deve imparare a volere più bene a se stessa, a volersi più bene. E lì per lì queste parole un po' mi hanno fatto un po' arrabbiare, però mi sono resa conto che
più ci penso alle sue parole, più le do ragione, perché è proprio così. Io non so volermi bene, corro sempre per gli altri, corro sempre a far bene per quelli che mi stanno intorno, per quelli che sono nel bisogno, per quelli che io ritengo che abbiano più necessità di aiuto di me, e dimentico di me stessa, metto da parte me, quindi, e poi arrivo spesso a pagarne pegno. Oggi ho visto anche il video della Lisa, del canale Dr. Crochet, l'ha messo sul nuovo canale Dr. Crochet in direct, quindi in diretta, dove racconta del nostro incontro a Cesenatico nel giorno di Ferragosto. Ci tengo a ringraziarla, e non solo a lei, anche a Mariana Marinescu, che è stata la nostra padrona di casa e che insieme al marito è stata favolosa, sono stati favolosi ad ospitarci. Nel video precedente ce ne parlo, però è messo insieme, diciamo, a un momento di grossa stanchezza e di grossa rabbia, di grosso sfinimento, quindi sicuramente mettendolo in mezzo a quel video sono andata a sminuire tutta la bellezza, tutto il piacere di quella giornata. Quindi, essendoci di nuovo oggi al mare, non posso fare altro che ripensarci. Ecco i pesciolini, chissà se si vedono in video. Non credo. A occhio nudo si vedono, nel video non credo. Comunque l'acqua è pulita, limpida a quest'ora, che sono le 10 circa del giovedì, cos'è, 23 agosto? Mi sono persa le date, sì, forse 23 agosto. Ecco qua, ragazzi miei, amici, amiche e amici. Vi faccio una panorama, questa è tutta la spiaggia vicino al porto di Pesaro. A quest'ora e per questo giorno direi che c'è pochissima gente al mare. Aspettavo molto di più, però ne vale la pena perché la temperatura è perfetta in acqua, qui al mare, dove c'è la brezza marina. Quindi si sta proprio da Dio. Adesso torno in spiaggia, mi metto seduta perché ho già fatto un bagno, sono stata a gala come una ranocchia, e come un ranocchio, sì, e sono un po' stanchina, c'ho un po' di tremarella, diciamo, nel fisico per lo sforzo. Vado a sedermi in spiaggia e a godermi questa stupenda giornata. Vi mando un saluto e vi auguro anche a voi di ciao ciao, anche a voi di passare una buona giornata, che sia per voi una buonissima giornata, qualsiasi cosa voi dobbiate fare oggi. E vi mando un abbraccio e a presto. Ciao ciao.